non sopporto e non ho mai sopportato che le questioni dei migranti vengano trattate come questioni di ordine pubblico e non devono essere trattate come questioni di ordine pubblico, ma rischiano di essere trattate come questioni di ordine pubblico. Io non ripeto le cose che ha detto l'assessore D'Angelo, se non si fa un intervento a tutto tondo. Poi è una grande prova di responsabilità del comune, cioè noi chiediamo di essere coinvolti anche oltre quelle che sono le nostre competenze doverose, che sono quelle di dare assistenza, dimora e rifugio ai minori, minorenni, perché la regione si occupa dei maggiorenni, ma noi siccome amministriamo la città non possiamo consentire che i migranti e i rifugiati siano solamente collocati in una struttura alberghiera e quindi creare dei dormitori nella nostra città, dimenticare i mediatori culturali, l'assistenza legale, l'assistenza sociosanitaria, l'aspetto sanitario della prevenzione di eventuali malattie epidemiologiche. Quindi credo che questo non è allarmismo, ovviamente, questa è sensibilità istituzionale, impegno che vogliamo mettere in questa questione, perché poi Napoli, tutto questo non dimentichiamoci che anche in questo momento sta dimostrando nuovamente, di questo ne siamo fieri, di essere città della tolleranza, della solidarietà, dell'inclusione e dell'accoglienza, e vogliamo continuarlo a fare. Noi offriamo nuovamente la collaborazione alla Regione Campania anche a partire dalla costituzione di un coordinamento tra le associazioni sia rispetto ai temi dell'assistenza legale, mediazione culturale e l'attivazione di una rete di medici volontari per garantire una migliore assistenza sanitaria. Voglio però approfittare in conclusione anche dell'occasione per dare appuntamento al 28 di gennaio prossimo, che è la data nella quale Napoli, su iniziativa dell'amministrazione cittadina, ospiterà il primo forum nazionale tra i pubblici amministratori e le associazioni, perché in quell'occasione terremo una sezione speciale proprio sui temi dell'emergenza profughi. E nell'ambito della disponibilità che il Comune di Napoli dà alla gestione dell'emergenza e naturalmente all'accoglienza, nel senso lato, come diceva il sindaco, cioè un'accoglienza che sia inclusione e che non sia semplicemente dormitorio, anche la scuola è stata coinvolta. Noi abbiamo attivato con il sostegno dell'ufficio scolastico regionale e con una grandissima disponibilità delle scuole una rete, messo in rete 10 CTP. I CTP sono le scuole che hanno normalmente i corsi serali, i corsi per lavoratori. I CTP hanno dato la loro disponibilità a attivare corsi di alfabetizzazione, quindi corsi di inclusione attraverso la lingua italiana, e questi corsi da noi sostenuti offriranno la possibilità a coloro che vi partecipano di incontrare dei mediatori, mediatori culturali e mediatori linguistici. Noi sosterremo queste scuole, i CTP, perché in questi corsi ci sia la possibilità di una mediazione e quindi anche di una conoscenza reciproca. Molto velocemente, noi siamo rammaricati per un fatto, e il fatto che dopo 6 mesi quella che inizialmente non era un'emergenza lo sta diventando, e lo sta diventando, come dire, per la superficialità con la quale si è avviato un progetto da parte della regione di accoglienza, un progetto che era fallimentare già dall'inizio come idea, l'ha detto l'assessore precedentemente. Pensare che gli alberghi, e in qualche caso che alberghi, e gli albergatori potessero prendere in carico la vita di tante persone, come dire, sostituirsi a chi ne ha capacità e conoscenza per avere rapporti con le ASL, rapporti con la questura. Ebbene, la denuncia che noi abbiamo con altre organizzazioni antirazziste che abbiamo fatto e che facciamo da diversi mesi è quella appunto di uno sciupio di risorse pubbliche, una frammentazione e parcellizzazione di un sistema di protezione e ovviamente anche delle ripercussioni negative che questo comporta,
il fatto che ci siano più del 90% di dinieghi della protezione vuol dire che queste persone non sanno, quando vanno in commissione, non sanno neppure di cosa si tratta, non hanno mai avuto chiaro che cos'è richiedere asilo, che cos'è la protezione e cosa comporta. Questo è un dramma e soprattutto per questo noi chiediamo che non solo l'appello, la petizione per un permesso temporaneo di ex articolo 20 del testo unico venga dato a tutti i profughi, ma soprattutto che attraverso questo permesso si garantisca la possibilità per queste persone di percorsi di inclusione e di inserimento socioprofessionale. Noi siamo rifugi dalla guerra in Libia. Non smetteremo, da quando siamo arrivati qui a Napoli, a denunciare le condizioni indigne che noi viviamo qui a Napoli. Noi chiediamo almeno un'assistenza sanitaria, anche un'assistenza sociale, per avere le possibilità di lavorare, anche per studiare, per integrarsi almeno. Quando siamo arrivati qui non abbiamo mai visto la protezione civile, che crediamo che dovrebbe apportare l'assistenza per noi, ma nemmeno è venuto per aiutarci. Per questa cosa noi chiediamo il sindacato di aiutarci per avere i nostri diritti, che sono i diritti di rifugiati qui a Napoli.